Sarà anche una stella della musica italiana, ma qualcuno i gorgheggi di Patti Pravo, soprattutto se in piena notte, potrebbero risultare fastidiosi. È accaduto alla star del tennis John Cenroe, a Milano per l'esibizione con Chang, Ivanisevic e Lendl, nella nuova edizione della Grande Sfida. Lo sportivo ha scelto di alloggiare presso l'Hotel Meliá, in zona San Siro, una tra i quartieri residenziali più belli della città. Nella camera di un hotel prestigioso al punto da vantare camere dal costo per notte che va dai 200 ai 1200 euro, ci si aspetterebbe di poter godere di una serie di qualità fondamentali, il comfort e la tranquillità in primis. Purtroppo, la serata di Cenroe non sarebbe andata esattamente per il meglio. Intorno all'una di notte, la leggenda del tennis il cui figlio è stato arrestato a luglio è stata svegliata da una serie di strani gorgheggi provenienti dalla camera accanto alla sua. Impossibilitato a rimettersi a dormire per il troppo rumore, l'uomo ha contattato infastidito il portiere dell'hotel, obbligandolo a fare qualcosa nel più breve tempo possibile al fine di porre rimedio a questo increscioso inconveniente. Dalla camera in questione, infatti, proveniva una voce femminile intenta, pare, a esercitarsi nel canto oltre a della musica sparata ad alto volume. Cenroe, reduce dall'intervista registrata nel programma di Fabio Fazio che tempo che fa, desiderava solo stendersi e riposare, ma i virtuosismi della sconosciuta alloggiata poco lontano avrebbero continuato a impedirglielo. Al portiere, contattato immediatamente, il tennista ha ordinato di far tacere immediatamente la misteriosa voce e la sua musica. Non sapeva che la donna alla quale stava chiedendo di fare silenzio risultava essere registrata sotto il nome di Nicoletta Strambelli, meglio conosciuta come Patti Pravo. Ridotta al silenzio l'altra ospite, Cenroe è tornato beatamente a dormire. Chi se ne frega.